Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». Cari amici, bentrovati. Eccoci ad aver appena ascoltato una pagina del Vangelo che può creare una qualche difficoltà, soprattutto nella seconda parte. Vada che Gesù arde di desiderio di dare la vita, facendo al battesimo, e il battesimo sarà quello nella sua morte e nella sua resurrezione. Vada anche che sia venuto ad accendere e a portare un fuoco sulla terra, desideroso com'è di iniziare, inaugurare il regno di Dio, instaurarlo su questa terra come regno di giustizia, di amore, di pace. Ecco, se uno è venuto con questo compito, se uno è venuto con questa missione, con questo scopo, è chiaro che ha desiderio ardente che tutto questo si realizza. Però, quando nella seconda parte, con una domanda in qualche modo ci inquieta, ci spiazza, sentiamola di nuovo: pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? Ecco, sentirsi fare questa domanda e poi sentire no, io vi dico, ma divisione, certamente può lasciare un po' sconcertati per certi aspetti. E come al solito, noi il Vangelo non dobbiamo prenderlo alla lettera, men che meno dobbiamo prenderlo alla lettera nel senso di farci ingannare da un primo immediato significato anche nella nostra lingua corrente, nell'italiano. Allora cerchiamo di capire. Innanzitutto vorrei tornare un attimo sulla prima parte. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ecco, Gesù ci condivide il desiderio del suo cuore, anzi apre questo cuore, lo squarcia affinché noi, grazie a Lui e al suo amore verso di noi, riusciamo a capirne qualche segreto. Questa espressione di desiderio, vorrei che questo fuoco fosse già acceso, potrebbe farci riecheggiare subito: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi, e ci catapulta nel cenacolo, alla vigilia di quello che sarà il dono anche totale della sua vita in croce e per amore di noi, per amore dei suoi uccisori, per effondere sul mondo pace e riconciliazione, misericordia e perdono. Ecco, allora vorrei dire una prima cosa: è chiedere la grazia allo Spirito Santo di mettere nel nostro cuore lo stesso ardore del Signore Gesù. Lo sappiamo, no? Soprattutto lo sappiamo quando cerchiamo di attingere alla spiritualità del cuore di Gesù. Avere nel nostro cuore, coltivare nel nostro cuore gli stessi sentimenti, gli stessi suoi desideri. E questo desiderio, questo fuoco che Gesù vuole portare sulla terra è un fuoco d'amore, sarà il fuoco dello Spirito. Non a caso, quando ci sarà la Pentecoste, i dodici saranno incoraggiati, trasformati, rinnovati e mandati grazie alle lingue di fuoco che scendono dall'alto come dono dello Spirito. Amici miei, qui allora non solo si tratta di chiedere questo stesso ardore, questo stesso desiderio, ma si tratta di capire che la fede non è neutralità, non è sonnolenza, non è sopore, non è oppio. Una fede che fosse così non è fede cristiana, non è proprio fede. Allora qui, in questo primo desiderio di Gesù, che questo fuoco che arde nel suo cuore sia portato sulla terra, viene a noi anche il compito, non solo il dono, ma anche il compito di ringiovanire la nostra fede, di rinvigorire la nostra fede, di riscoprire l'entusiasmo e la passione nel cuore, affinché la fede impregni tutte le scelte della nostra vita personale, ecclesiale, comunitaria. E poi si parla di questo battesimo, e noi sappiamo che è il battesimo nel suo sangue. Anche qui c'è tutta una passione d'amore che Gesù vuole trasfondere nel nostro cuore. Veniamo alla seconda parte, quella che ci può creare più difficoltà. Gesù che è venuto a portare divisione, ma come? Lui è il principe della pace, lui è il re della pace, lui è il segno presente del Dio misericordioso, fedele, lento all'ira e grande nell'amore. Come mai ci parla di divisioni, ci dice che non è venuto a portare la pace? Lui che nel cenacolo come primo dono regalerà la pace.
sia su di voi la pace, pace a voi, dirà così da risorto ai discepoli. Ancora una volta, se volete, il Vangelo, preso nel suo messaggio di fondo, ci chiede di stare in un paradosso. Gesù che è la pace, Gesù che porta la pace, Gesù che dice beati gli operatori di pace, è lo stesso a motivo del quale si possono fare delle scelte che ci possono mettere in contraddizione col mondo. Come lui è stato segno di contraddizione, così il cristiano che segue lui, il re della pace, il principe della pace, ci può far diventare segno di contraddizione. Ma attenzione, proprio qualche anno fa Papa Francesco, nel commentare a un Angelus queste frasi, ebbe a ribadire con forza che la fede non legittima la violenza e che nessuno si può fondare su queste frasi del Vangelo per invocare la violenza, per portare la fede, per diffondere la fede. Questa sarebbe una grande contraddizione e permettete, io sono andato apposta a rivedermi quelle parole, perché quelle parole nel 2013 diventano ancora più attuali oggi. Nessuno può fare appello al Vangelo, alla propria fede, men che meno a queste parole di Gesù, per invocare né guerre sante né crociate, nessun tipo di violenza è compatibile col Dio misericordioso e fedele, amante della vita e della pace. Però non possiamo negare che certe volte lo stile del cristiano che segue nella fedeltà fragile, ma che gli è possibile grazie allo Spirito, lo stile del cristiano può creare delle divisioni, può creare delle contraddizioni, ma che il cristiano non vuole. Ecco, quando noi come Gesù lavoriamo a fianco degli oppressi per il loro riscatto, per la loro liberazione, per la loro promozione umana o divina, è chiaro che possiamo diventare segno di contraddizione in mezzo a gente che invece è furfante, senza coscienza, opprime i poveri, i deboli, i malati, gli handicappati, emargina le persone. E anche all'interno della stessa famiglia, dove ci sono i nostri affetti più cari, non è improbabile che in qualche momento, cercando di vivere in fedeltà e coerenza al Vangelo, noi possiamo diventare segno di divisione. Ma segno di divisione non per fare guerre, non per entrare in un conflitto distruttivo, ma per accettare come Gesù mite e paziente anche l'ora della croce. Allora in questo senso Gesù non è voluto apportare la pace, una pace che è frutto di un compromesso al ribasso sui valori, non è una pace duratura, una pace che fosse frutto solo di diplomazia, per quanto la diplomazia è un'arte importante nel mondo perché i popoli vivono nella pace, non è una pace duratura, men che meno una pace che porti in sé il seme dell'ingiustizia, quello non è vera pace. La pace va insieme a tante altre cose: il rispetto per i piccoli, per la vita umana dal suo nascere fino al suo tramonto naturale, il rispetto per i deboli, l'inclusione dei diversi affinché ci riconosciamo tutti fratelli e sorelle. Ecco, quando si vive così, quando si vive nello stile evangelico, non dobbiamo meravigliarci che vale per noi quello che Gesù disse un giorno: se hanno fatto questo al legno verde, che cosa ne sarà del legno secco? Allora accettare che nel nome del Vangelo noi possiamo anche essere segno di contraddizione, ma certamente se diventiamo segno di contraddizione noi non avremo mai ad aderire a pensieri di vendetta, a pensieri di guerra, a pensieri di ingiustizia, mai. Piuttosto subiremo l'ingiustizia mentre lottiamo per la giustizia, subiremo la vendetta mentre lottiamo perché la vendetta sia disarmata dal perdono. Ecco, in questo senso allora Gesù non è venuto a portare una pace fittizia, quella che il mondo vuole costruire in certi momenti per salvaguardare gli interessi di poco. Invece la pace evangelica è frutto di scelte coraggiose che ci mettono alla sequela di Gesù in maniera più radicale. Allora questo tipo di divisione può darsi che capiterà all'interno dei nostri stessi gruppi familiari, all'interno anche delle nostre stesse amicizie, ma non la vorremo perché noi siamo forieri di divisione e di discordia, sarà la conseguenza di uno stile cristiano il più possibile coerente con l'aiuto di Dio. Ecco, se questi pensieri possono aver aiutato una più corretta comprensione, io sono contento, ma sono convinto che lo Spirito Santo susciterà dentro di voi quella passione, quell'ardore evangelico che vi permetterà anche una retta decisione, una retta comprensione di queste parole di Gesù. Intanto, mentre vi saluto, vorrei condividere con voi una piccola gioia. In questo anno della misericordia, anche grazie all'invito di alcuni amici, ho pubblicato qualche mese fa
un libretto piccolo per favorire l'esame di coscienza, per riscoprire l'esame di coscienza come uno dei modi della preghiera cristiana e anche delle proposte concrete ispirandosi a pagine del Vangelo o dell'insegnamento della Chiesa per prepararsi a celebrare il sacramento della riconciliazione. L'ho pubblicato con una tipografia napoletana, la tipografia licenziata, ha avuto un grande successo nel nostro territorio e poi gli amici dell'Apostolato della Preghiera hanno ritenuto di fare anche loro una pubblicazione e diffonderla anche sul territorio nazionale. Lo dico in questa circostanza perché sabato 13 nel santuario di San Giuseppe in Procida, in occasione di una fiera del libro che ormai va avanti quasi da 60 anni, fondata dal sempre compianto Monsignor Michele Ambrosino, nostro parroco fino a qualche tempo fa, è tornato a Dio l'anno scorso, ecco, in occasione di questa fiera del libro sarà presentato questo piccolo libretto e lo condivido in semplicità e se voi ne vorrete qualche copia potete rivolgervi alle librerie cattoliche o direttamente all'Apostolato della Preghiera che ha sede in Roma a Via degli Astalli. Vi ringrazio, lo dico perché so che ha fatto del bene a delle persone e quando qualcosa fa del bene non c'è vanità che possa intimorirci, non c'è vanagloria che possa tentarci a sufficienza per impedire di condividere le cose belle. Grazie e buon cammino a tutti.